Eccolo qui, lui è Beppi Pillon, che lo saluto sempre molto volentieri e ringrazio anche lui, come tutti i nostri ospiti, per la sua disponibilità e l'orario che lo chiamiamo, ma lui è sempre stato molto gentile. Buonasera Pillon o ciao Beppi. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Allora, come va? Io, dopo la salvezza che hai raggiunto l'anno scorso con la regina, ero convinto di rivederti su quella panchina, almeno quest'anno, invece non è andato in porto, Beppi. No, ho preferito lasciare, abbiamo fatto secondo me molto bene quest'anno lì, insieme ai giocatori, alla società, tutti quanti, ma ho preferito lasciare per avvicinarmi più a casa, per trovare una situazione più vicina, più comoda per me. Però ancora non l'ho trovata, speriamo di trovarla più avanti, dai. Ecco, quest'anno c'è una Serie B con molte squadre meridionali del centro Italia. È cambiata un po' la geografia del campionato di Serie B, ma secondo te rimarrà sempre uguale? Io sulla carta vedo forte il Palermo e poi non so, la Spezia, non so, ecco, tu che ne conosci un po' e conosci anche i giocatori, dopo questo inizio di calciomercato, visto che durerà fino a fine agosto, come vedi la situazione? Ma secondo me, come hai detto bene a te, Palermo, Spezia, direi anche Novara, perché viene secondo me una squadra che ha fatto molto bene l'anno scorso, si è rinforzata, perciò credo che farà molto bene. Poi sarà il campo a dirlo, però queste sono le mie squadre secondo me che potranno far bene il prossimo campionato. Ecco, le due Venete, Padova e Cittadella, come le vedi? Se hai seguito ovviamente il mercato, Beppi. Ma mi sembra che il Padova sia ancora in fase di mercato, nel senso che non abbiano completato ancora Sì, guarda, l'organico. parlavo, lo dicevo prima Giuseppe, che stanno trattando l'arrivo di Modesto, parlo sempre di operazione con il Parma, poi L'ottimo giocatore. sembra fatta anche per il difensore Santa Croce e oggi invece hanno preso proprio, fatto le visite mediche, un diciottenne di Montenegrino, sempre fatalità dal Parma, che dicono sia il nuovo Stankovic, beh, da dire a fare c'è di mezzo il mare, però insomma ne parlano tutti un gran bene. Ma questo lo vedremo, io penso che per vedere bene il Padova, la situazione del Padova dovremmo aspettare fine agosto, per valutare bene la squadra e tutto quanto. Perciò credo che sia una fase ancora di costruzione secondo me, però il nuovo presidente, entusiasmo, la voglia di fare sicuramente faranno una squadra competitiva. Ecco, mentre Cittadella ha l'obiettivo salvezza, una squadra ormai che sta confermando anno dopo anno. Sì, la Cittadella non avrà problemi perché ormai conosce bene la categoria, ha sempre fatto bene e farà bene anche quest'anno. Ormai due Marchetti e Foscarini faranno come sempre, faranno bene. Ormai si conoscono bene, sanno la realtà del campionato e secondo me faranno come al solito, cioè bene. Ecco, Beppi, tu vivi in Veneto, vivi in provincia di Treviso, il tuo Treviso, uso questo termine perché è una società che ti ha dato molto, è Nota sparito. dolente, nota È dolente questa. sparito assieme anche al Portogruaro. Per dirti che il calcio sta cambiando, ormai si stanno riducendo le squadre di Lega Pro, di seconda divisione, insomma, oggi per fare calcio bisogna guardare gli introiti e spendere quanto si guadagna. E per fortuna dico, insomma, però questo costa caro a molte società. Ieri parlavo con il direttore generale della Lega di B e dicevo, nel guardare Beppi Pillon i gironi D della Serie D, per esempio, guardavo c'erano società nello stesso girone, il Piacenza, il Ravenna, la Spal, la Pistoiese e la Lucchese, ha vinto il campionato tutto cuoio, senza dimenticare la Triestina, senza dimenticare il Foggia, il Cosenza, cioè squadre blasonate che sono sparite nel giro dei professionisti. Eh sì, hai detto bene, ma rispecchia l'andamento di come va l'Italia in questo momento. C'è crisi dappertutto, c'è poca gente che ha voglia di tirare fuori i soldi per il calcio, si bada soprattutto alle proprie aziende, giustamente, visto le difficoltà che ci sono in questo momento. Perciò si sta adattando a tutte queste situazioni e purtroppo non rimette il calcio. Ci sono pochi soldi in giro e si vede, chiaramente come tutte le cose, anche lo sport in generale, non solo il calcio, sta andando al peggio insomma in questo momento.
Magari questo sarà un bene per il calcio, il salary cap in Serie B, la riduzione di squadre professionistiche. Ricordo che poi la crisi era già nata ancora prima della crisi in certe squadre, vedi Spalle, vedi tante altre. Sì, no, può essere un bene perché siamo arrivati a costi forse troppo elevati per le società, però chiaramente si abbassa anche il livello del calcio, secondo me, nel senso che abbiamo visto che l'anno scorso la Serie D il livello era diminuito molto. Chiaramente si basa più ai bilanci che magari a prendere dei giocatori importanti perché costano. Ma giustamente bisogna salvaguardare il bilancio della società, e giustamente fanno questi calcoli qui. Questo comporta Perciò, anche... No, prego, prego sì, Beppe, prego, prego. prego. No, No, perciò è chiaro che bisogna far passare questo momento molto difficile, perciò credo che ci vorrà un po' di tempo per rivedere una Serie B ad alti livelli. ecco, questo vuol dire, Beppe Pilò, anche meno spazio per gli allenatori, addirittura certi allenatori con ingaggi davvero, sì, ti do il rimborso spesi, insomma, parlo in Serie C, anche in Serie B, posso anche ricordarli, l'allenatore del Vicenza prende 45.000 euro, cosa che fino a ieri non sarebbe mai successo, quindi c'è anche meno offerta, sia a livello di squadre, visto che ne spariscono, e ovviamente molti allenatori, anche di qualità o bravi, rimarranno a piedi. È così, il mercato di adesso è questo, nel senso che non guardano più a quello che è stato fatto, magari il valore dell'allenatore, ma guardano, dicono vabbè, tu non vieni, ne prendiamo un altro, qual è il problema? Prendiamo magari uno che viene per quei soldi lì, non guardano magari quello che uno ha fatto, il valore dell'allenatore o meno. Ti ho detto, in questo momento guardano più i bilanci. Cercano di spendere il meno possibile e magari per qualche allenatore diventa difficile anche trovare la squadra. E Beppe Pillon cosa farà? Beh, Ma meglio, io tanto aspetto, ormai aspetto. lo invito nelle mie trasmissioni, però mi fa piacere vederti in panchina. Mi ha fatto meno piacere vederti quando hai vinto a Cittadella, anche perché c'era una simpatia nei confronti della squadra di Beh, è Foscarini. normale. Sì, è normale, però insomma mi fa piacere rivederti presto in panchina. Ma me lo auguro anch'io perché questa è la mia professione, chiaramente mi manca il campo, mi manca il rapporto con i giocatori, tutto quello che si vede nell'atmosfera delle partite, degli allenamenti. Però la situazione è questa, bisogna saperla accettare e niente, aspettare che vengano momenti migliori. Grazie Beppe Pilon, come Grazie sempre la tua a voi, disponibilità. Grazie, l'Elisabetta mi ha grazie. riportato.